Sottosegretario Costa, oggi al Presidente dello Stato di Israele è stata somministrata la terza dose del vaccino Pfizer. Si tratta del primo paese al mondo che procede con la somministrazione, il richiamo appunto della terza dose. Il governo italiano come intende muoversi su questo fronte? Beh, il governo italiano intende farsi trovare ovviamente pronto qualora le indicazioni scientifiche ci indicassero ci fosse bisogno di una terza dose, quindi la struttura sul territorio esiste, i vaccinatori ci sono, i vaccini pure, quindi nel momento in cui le evidenze scientifiche ci diranno che sarà necessaria una terza dose, ovviamente siamo pronti a farla, partendo dai più anziani, dai più fragili. Credo che sia uno di quei casi in cui certamente la politica si debba affidare alla scienza. A oggi le evidenze ci dicono che probabilmente è ragionevole pensare che sia prevista una terza dose, si ragiona su un arco temporale che va intorno all'anno rispetto al completamento del ciclo vaccinale. In Italia il Green Pass entrerà in vigore dal 6 di agosto, anche se, come possiamo vedere in queste ore, alcune regioni, alcune realtà commerciali, economiche, tendono a richiedere una certa flessibilità. Il Green Pass è uno strumento che garantisce la libertà ai cittadini e ci permette di continuare in questo percorso graduale di ritorno alla normalità. Peraltro, i cittadini hanno preso piena consapevolezza di questo strumento. Basti ricordare che a oggi oltre 52 milioni di certificati verdi sono stati scaricati dalla piattaforma e in un sondaggio comunicato 2 giorni fa l'80% degli italiani si dice favorevole al Green Pass. Poi è chiaro che dal punto di vista della sua applicazione, tutte le volte che si introduce un nuovo strumento c'è bisogno probabilmente di alcuni approfondimenti, di alcune declinazioni dal punto di vista operativo e sotto questo aspetto ovviamente massima disponibilità da parte del governo, un confronto con le categorie nel comprendere in che modo possiamo migliorarne la sua applicazione. Ma credo che chi oggi mette in dubbio l'utilizzo del Green Pass non si rende perfettamente conto che, ripeto, il Green Pass è lo strumento che ci garantisce la libertà e ci permette di tornare a un paese normale senza dover fare passi indietro che non ci possiamo più permettere.